Buongiorno a tutti, io mi limiterò esclusivamente ad un saluto perché l'argomento è particolarmente interessante ed è tanto interessante che proprio per questo è stato rinviato di una settimana il tavolo di partenariato che io ho voluto riconvocare dopo che era stato istituito un po' di tempo fa, ma sostanzialmente non aveva mai operato. Questo tavolo di partenariato riunirà tutti gli attori che in qualche modo hanno a che vedere con il problema energetico, con le scelte energetiche, con i programmi in regione siciliana ed era previsto proprio per oggi. E considerata invece l'importanza di questo convegno, ho ritenuto chiaramente quantomeno opportuno rinviarlo di una settimana, per cui anticipo che il giorno 26 ci sarà la riunione di questo tavolo a cui, fra l'altro, molti dei presenti sono invitati nella qualità di rappresentanti di associazioni e settori di categoria. L'attenzione mia è particolarmente elevata su questo discorso perché, al di là della funzione che occupo da pochissimo tempo, voi sapete, mi sono insediato il 31 ottobre, il 31 già un lapsus freudiano, parlo del 31 ottobre quando non ci sarò più. Mi sono insediato il 31 luglio e il mio mandato decade con l'avvento del nuovo governo, quindi ritengo pochi mesi. È chiaro che, essendo l'assessorato all'energia e servizi di pubblica utilità, che poi questi servizi di pubblica utilità sostanzialmente sono acqua e rifiuti, anche se pochi lo identificano, l'attenzione in questo momento non che sia minore nel settore dell'energia, ma si è dovuta per necessità di scadenze immediate concentrare anche sul settore rifiuti, con tutte le scadenze che ci sono in itinere a proposito dell'SRR, passaggio tagliato, eccetera. Però ho visto da vicino tutti i programmi che si stanno portando avanti e fra l'altro che condividevo perché li conoscevo già da prima in materia di energie rinnovabili in Sicilia. Io mi sono sempre battuto per le energie rinnovabili anche nella mia attività professionale, nel mio incarico precedente, che si è concluso il 31 luglio, di assessore all'ambiente del Comune di Catania, che faccio da 2 anni. E alcuni dei presenti, faccio a caso il riferimento a Legambiente, sa che ho fatto del coinvolgimento e della partecipazione di tutti gli attori, come dicevo prima, il punto di forza di una politica in campo ambientale, sia che si parli di energia che si parli di acque e rifiuti. Quindi vedremo insieme quelle che sono quantomeno le linee guida di quello che si vuole fare in campo energetico per i prossimi anni in Sicilia e per il momento mi limito appunto a portare i saluti da parte mia, ovviamente da parte della Regione Siciliana che rappresento in questo momento al convegno e ringrazio gli organizzatori per questa bellissima occasione. Grazie.